Leggerò adesso alcuni degli incipit dei racconti che costituiscono il volume. Una domenica di Don Andrea. Al nome di Dio, AD 5 agosto 1634, rettore Don Andrea Bellucci, nota dell'entrata certa ed incerta della parrocchiale chiesa di Sant'Andrea in Vitriola. E qui appoggiò la penna e allungò la mano per avvicinare il lume e sforzare così di meno gli occhi. Era avanti in età quel tanto che aiuta a comprendere quando è ora di ricorrere a tutte le risorse per allungare la permanenza tra i vivi. Si alzò ed arrivò fin sulla soglia per riempire i polmoni di aria fresca. Una brezza leggera, a quell'ora, scendeva lungo il dragone e arrivava su fino a toccare la chiesa e la corte. L'appeso. Nella spianata vicino alla torre c'era la solita confusione del mercoledì. Più gente accostata al banco del vasaio con le ciotole, i piatti e le pignatte ben allineate in ordine di grandezza. Il cordaio, che l'ordine non sapeva cosa fosse, con le candele mescolate alle lame e le forbici confuse tra i gomitoli di spago. Il venditore di ciabatte, scarpe e pianelle, che richiamava con una cantilena lenta e ripetitiva l'attenzione dei possibili avventori. Il brusio della gente arrivata a Montefiorino per il mercato settimanale era sovrastato dai gemiti disperati di pecore e capre e qualche bovino sistemati poco più in là. Intuivano come la loro condizione si sarebbe potuta mutare di lì a poco e non sicuramente in meglio. Dalla parte opposta della torre verso il modesto nucleo di case rannicchiate sotto la rocca, un particolare personaggio con tanto di cappello e giacca, munita di tutti i bottoni, si proclamava dottore a gran voce e attirava su di sé l'interesse dei monelli e di qualche madre poco avveduta. Reclamizzava un suo ritrovato miracoloso, un unguento capace di lenire i dolori reumatici e quelli dei calli, utile per la secchezza della pelle e per le punture degli insetti, per il mal di capo e i brufoli di gioventù. La prima messa. Il confronto si era prolungato ben oltre il necessario, mai diventato discussione aperta, sia per il rapporto tra i due contendenti, sia per la loro buona educazione, accompagnata da una naturale gentilezza d'animo. Si andava avanti già da prima di Natale, con allusioni, accenni, idee buttate là tanto per sondare il terreno dell'altro. La signora Maria avrebbe voluto che la prima messa del figlio fosse celebrata in pompa magna, in una ricorrenza importante del calendario liturgico, che la celebrazione fosse poi seguita da una festa memorabile, con un pranzo degno non solo della famiglia del marito, i Tonelli, ma anche della sua, i Pellesi. San Pellegrino. Non era certo un fatto inusuale imbattersi in una processione di uomini e animali che salisse in modo più o meno ordinato verso l'osteria del monte, né era raro sentire i conducenti di muli ostiare quando questi scartavano oppure rallentavano troppo il passo. Era piuttosto sorprendente che in coda al gruppo vi fosse chi, ad ogni imprecazione, rispondesse in tutta fretta biascicando una qualche litania. Due cavalli con cavaliere precedevano sei muli, quattro dei quali erano ben carichi, mentre gli altri due, più leggeri, venivano incalzati da due garzoni pronti con uno stoffile a tenere vivo il passo. Seguivano due uomini appiedati, anch'essi, che, oltre ad una borsa, tenevano assicurato alle spalle uno strano e, per questo, misterioso aggeggio. A chiudere il corteo, un individuo che aveva tutto l'aspetto del pellegrino. Scarpe robuste, un pesantissimo borsone, almeno a giudicare dal come ricadeva sulle spalle del portatore, un nodoso bastone molto ben lavorato, che aveva sicuramente conosciuto altri cammini. Frassinoro era alle spalle già da un po' di tempo e il punto di sosta si faceva più vicino. Volgendo lo sguardo a sinistra, si vedeva svettare la punta del cimone sui monti più prossimi che fornivano acqua al dragone dal loro versante. Spostandosi a destra, si poteva cogliere dalla parte dei piedi la catena dell'uomo morto, che si era già mostrata in tutta la sua maestosità e bellezza
allorché i nostri viandanti avevano costeggiato la rocca di Montefiorino.